L'Orvietana non riesce a replicare un'altra prestazione brillante di fronte a Montevarchi, sicuramente più spumeggiante, deve cadere, deve cedere l'intera posta in palio. Rizzolo costretto a rinunciare a Caon per un risentimento muscolare, manda in campo Quintero in attacco accanto a Panattoni, unica novità rispetto all'11 che aveva vinto in casa del San Donato. Lelli invece propone un 4-2-3-1 che prevede dietro la punta Carcani, il trio Boncompagni, Orlandi e Zupa. Meglio gli ospiti nel primo tempo, anche se il primo tentativo è bianco-rosso quando dopo 2 minuti va al tiro dalla distanza Manoni dopo una ribattuta corta della difesa. Passiamo all'11esimo, c'è un'azione d'attacco del Montevarchi con Boncompagni che mette palla sotto porta sul secondo palo, c'è prima un colpo di testa di Carcani, poi Zupa si ritrova davanti a Rossi e lo supera, ma è in fuorigioco, gol quindi annullato. Al 17esimo ancora Boncompagni sulla destra, riesce a inconiarsi in area e servire la corrente Sesti, si fa trovare pronto Rossi. Si ripete ancora lo schema 2 minuti dopo quando sempre lui, Boncompagni, trova sul secondo palo il solito Zupa che stavolta è in posizione regolare, si supera allora Rossi. Sempre ospiti in avanti per quasi tutto il primo tempo e siamo al 24esimo, questa volta è Borgia a provarci ma senza trovare la mira, troppo Montevarchi quindi, Rizzolo cambia modulo, passa al 3-5-2. L'Orvietana si vede intorno alla mezz'ora con Proia che cerca Quintero in area, non ci arriva per poco di testa l'attaccante biancorosso che poi ottiene solamente un calcio d'angolo sul proseguo dell'azione. Il tempo si chiude con l'ennesima occasione sul lato sinistro d'attacco dei toscani, ma Orlandi stavolta sbaglia completamente la mira. Nel secondo tempo passano 10 minuti e Rizzolo è costretto a togliere anche Quintero per infortunio, al suo posto Vincenzi, e quindi un attacco del tutto spuntato quello dell'Orvietana oggi. Al 16esimo però si vede un bel cross di Manoni, esce a vuoto il portiere Testoni, non ne approfitta all'Orvietana. Cominciano a pescare dalle panchine i due allenatori, ma le occasioni sono meno frequenti di quanto visto nel primo tempo, tanto che bisogna attendere oltre la mezz'ora per assistere a un'azione pericolosa. È il 32esimo quando c'è un calcio d'angolo per l'Orvietana e Manoni tira direttamente in porta dalla bandierina, costretta a smanacciare Testoni che salva la sua porta. Poco dopo altra palla in area, ma Panattoni e Vincenzi si ostacolano a vicenda e l'azione sfuma. Proprio quando sembrava che le azioni d'attacco del Montevarchi non erano così pericolose come nel primo tempo e anzi l'Orvietana si era fatta vedere davanti, ecco che arriva l'azione che decide la partita. Siamo al minuto 39, cross di Vecchi in aria, si vedono alcuni giocatori cadere ma Manoni finisce per toccare con il braccio alto la palla ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Rufini, uno dei nuovi entrati, del secondo tempo, e spiazza Rossi, andando a portare in vantaggio il Montevarchi. Sarà poi il gol vittoria, 5 minuti dal 90esimo. Anche l'Orvietana prova protesta per un possibile fallo di mano in area nel recupero al 48esimo, ma l'arbitro fa ampi cenni che si può proseguire. Alla fine ci proverà anche Proia a mettere un pallone in area su calcio di punizione negli ultimi minuti di recupero, ma senza esito. Finisce quindi con la prima sconfitta interna dei biancorossi, apparsi poco pericolosi di fronte a Montevarchi che ha a lungo condotto la gara, per poi trovare il gol vittoria sul rigore, forse nel momento in cui l'Orvietana sembrava essersi meglio assestata. Forse ostacolato. Non possono giocare.